Ischia la Guardia Costiera ispeziona scariche e fondali. Il secondo nucleo subacqueo della Guardia Costiera di Napoli ha ispezionato i fondali dell'intera isola Ischia. Molteplici di Ischia e moltiplici gli abusi da parte di ignoti, utilizzato anche il telerilevamento aereo per controllare gli scarichi delle strutture ricettive. L'acqua meno sottratta alla collettività la piazzola pubblica di Corso Angelo Rizzoli. Nonostante gli appelli al sindaco Pascale, la piccola piazzetta davanti alla chiesa di Santa Maria delle Grazie è stata privatizzata e occupata da sedie e tavolini. Rosario Caruso ospite all'Isola 7, il primo cittadino di Serrara Fontana, al suo secondo mandato, ospite della trasmissione di Tele Ischia, commenta le recenti elezioni amministrative e annuncia i progetti in cantiere per i prossimi cinque anni. L'Associazione Italiana Diabetici ha una nuova sede a Ischia, il comune ha concesso un incomodato d'uso, un cespite in via Salita San Pietro che ospiterà un medico, uno psicologo ed una nutrizionista. Alfonso Filisteo, presidente dell'Associazione, aiuteremo chi soffre di questa malattia. All'Acquameno il Beach Water Polo Stars, ritornano le stelle della Serie A. Gli atleti della Canottieri Napoli, del Circolo Nautico Posilipo, di Acquachiara e altri giocatori professionisti si sfideranno in un quadrangolare all'ombra del fungo. Soddisfatto il sindaco Giacomo Pascale, lieti di ospitare un evento così importante. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia. Dunque gli agenti del commissariato di polizia di Ischia diretto dal vicequestore Alberto Mannelli, a seguito di accurate indagini, hanno individuato e sequestrato nel comune di Ischia nove piante che all'analisi della polizia scientifica sono risultate essere sostanza stupefacente del tipo marijuana. Sono in corso ulteriori indagini per risalire ai produttori. Incidente a Casamiccio da ieri sera in via Spezieria, la strada è interessata ormai da tempo da lavori stradali dove ora si sta riparando un cavo della Telecom. Un sessantenne della zona, Giovanni Giuseppe Barbieri, è caduto in una buca profonda oltre un metro mentre si trovava a bordo del suo scooter. C'è da dire che la zona è off-limits proprio in quanto interessata dai lavori, ma i motorini, soprattutto quando gli operai finiscono di lavorare, vi passano lo stesso per evitare di fare percorsi più lunghi. A prestare aiuto all'uomo sono stati i residenti del posto che hanno chiamato i soccorsi e le forze dell'ordine. Il Barbieri è stato portato All'ospedale Rizzoli di Lacquaveno. Operazione anti-inquinamento a 360 gradi, quella intrapresa dalla Guardia Costiera di Ischia in vista dell'intensificarsi estivo delle attività diportistiche e dei traffici marittimi. Sono state effettuate ricognizioni degli specchi acquei per recuperare materiali e rifiuti di ogni genere. Controllati scarichi anche con telerilevamento aereo, inoltre in collaborazione con l'ARPAC e l'amministrazione comunale, si sta effettuando sul porto il monitoraggio delle qualità dell'aria e delle emissioni inquinanti provenienti dalle navi e dal traffico veicolare. Vediamo i servizi. Con l'inizio della stagione estiva e l'intensificarsi delle attività diportistiche e dei traffici marittimi, la Guardia Costiera di Ischia, nelle giornate di martedì e mercoledì, con l'ausilio del secondo nucleo subacqueo della Guardia Costiera di Napoli, ha provveduto ad effettuare una ricognizione degli specchi acquei prospicienti la località di Schiaponte e la Baia di Carta Romana. Dalle ispezioni subacquee eseguite sono stati rilevati diversi abusi da parte di ignoti che hanno gettato in mare materiali e rifiuti di ogni genere pericolosi per l'ambiente marino. Nei tratti di mare sono state recuperate diverse batterie esauste, materiale ferroso, rudimentali corpi morti abusivi, catenarie e circa 400 metri di cime e cordami. Le ispezioni subacquee sono state eseguite anche in altri tratti costieri dell'isola per il controllo della mappatura scarichi e la verifica di altri scarichi non censiti e abusivi. Tali ricognizioni sono state procedute da un'attività di telerilevamento aereo con velivolo della Guardia Costiera che a mezzo sensori infrarossi di bordo ha evidenziato differenze termiche negli specchi acqua quei sorvolati, riconducibili a probabili sversamenti inquinanti, puntiformi, presso i tratti di costa interessati. È stato utilizzato un sensore denominato FLIR, un dispositivo elettroottico a scansione infrarosso che è riuscito a discriminare le differenze termiche dei punti individuati, poi spezionati dal nucleo subacquei. Sulla base di quanto emerso sono stati dunque individuati scarichi per i quali sono in corso Indagini di accertamento a cura della Guardia Costiera, impegnata anche nell'immediato entroterra alla verifica della natura e provenienza degli scarichi delle strutture alberghiere, ricettive e termali, sia sotto l'aspetto documentale che quello tecnico-operativo. Gli aspetti di tutela ambientale della Guardia Costiera hanno riguardato anche la qualità dell'aria nell'ambito. Del porto di Ischia all'inizio del mese di giugno, infatti, grazie alla collaborazione dell'ARPAC e l'amministrazione dell comunale è presente operativo nel porto di Ischia un laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell'aria e delle emissioni in atmosfera provenienti dalle navi e dal traffico veicolare. Il laboratorio sta acquisendo automaticamente tutti i rilievi richiesti e rimarrà in porto per tutto il periodo estivo. I dati ottenuti verranno elaborati direttamente da ARPAC e valorizzati. Presso le competenti autorità in materia. Già prima dell'inizio della stagione estiva tutti gli armatori delle società di navigazione sono stati sensibilizzati dalla Guardia Costiera a limitare al massimo le emissioni di fumo in area portuale e adottare anche correzioni tecnologiche alternative sugli impianti di bordo delle unità navali al fine di limitare al massimo tali emissioni in atmosfera. All'Acquameno, lungo il corso Angelo Rizzoli nella piazzetta pubblica davanti alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, sono stati collocati tavolini e sedie sottraendo alla collettività la piazzola che negli anni ha visto decine di migliaia di persone tra turisti e residenti sedersi e rilassarsi. Sentiamo il servizio di Gennaro Savio. Al sindaco Giacomo Pascale giunca forte il grido di dolore delle mamme e dei cittadini di L'Acquameno affinché quella spiaggia resti per sempre libera e non venga mai privatizzata. Nei giorni scorsi con questo appello chiedemmo al sindaco di Laccameno, Giacomo Pascale, di non privatizzare il piccolissimo tratto di spiaggia libera presente lungo il corso Angelo Rizzoli, proprio davanti la chiesa della Madonna delle Grazie. Si tratta di una lingua di arenile di appena 42 metri quadrati che, seppur piccolissima, risulta preziosissima per le mamme e i bambini di Laccameno che sino ad oggi qui approfittavano per bagnarsi nelle acque del proprio mare. Anche perché non non hanno alternative, in quanto negli anni scorsi la gran parte delle spiagge libere furono date in concessioni dalle amministrazioni comunali, come quella attuale, che facevano capo all'incontrastato padrone politico ed economico del Paese, l'imprenditore Domenico Desiano, senatore del Centrodestra ed ex deputato ed ex consigliere regionale del PDL. Ebbene, da stamattina la privatizzazione di quel suolo pubblico sta purtroppo prendendo corpo, infatti, dopo il posizionamento di una corda di colore bianco che impedisce di fatto l'accesso alla spiaggetta in queste ore sono state collocate sedie e tavolini sulla piazzola pubblica antistante l'arenile. Si tratta di una piazzola comunale nata per ospitare decine di cittadini in quanto è totalmente attorneata da un divano realizzato in muratura dalla pubblica amministrazione proprio per dare a residenti e turisti la possibilità di sedersi e godersi la magnifica. Del panoramico corso lacchese che affaccia sul mare e dove, a fare da sfondo, c'è l'antico scoglio di tufo verde a forma di fungo e così quella piazzola che negli anni ha visto decine di migliaia di persone tra turisti e residenti sedersi e rilassarsi, oggi, per volontà dell'amministrazione pascale viene clamorosamente sottratta alla collettività e privatizzata. Che vergogna! Per quanto ci riguarda, si tratta, di una vergogna politica, sociale ed amministrativa indelebile per l'amministrazione comunale guidata da Giacomo Pasquale, il quale se fosse un uomo del popolo, come si professa, non solo non si sarebbe mai neppure sognato di privatizzare questa parte di suolo pubblico, ma avrebbe già dovuto prevedere ad operare per rendere nuovamente pubbliche le spiagge libere privatizzate negli anni scorsi. Intanto, mentre molti residenti cominciano a mostrare Disgustati dalla scelta dell'amministrazione comunale, il Partito Comunista Italiano Marxista Leninista, guidato da Domenico Savio, anche all'Accameno continua a chiedere l'immediato ampliamento delle spiagge libere. Questa sera per speciale l'Isola 7 trasmetteremo una lunga intervista al sindaco di Serrara Fontana Rosario Caruso, il primo cittadino al suo secondo mandato, commenterà le recenti elezioni amministrative e accenerà ai progetti in cantiere che l'amministrazione comunale porterà avanti in questi cinque anni, primo fra tutti il Depuratore di Sant'Angelo. Appuntamento quindi intorno alle 21 dopo questo telegiornale. L'Associazione Italiana Diabetici ha una sua sede a Ischia. Il comune di Ischia con decreto del primo giugno, a firma del vice sindaco Enzo Fernandino, ha concesso incomodato d'uso uno spazio all'interno del cespite di proprietà del comune in via Salita San Pietro, già adibito a circolo per anziani, Sentiamo. L'Associazione Italiana Diabetici ha una sua sede a Ischia. Il comune di Ischia con decreto del 1 giugno a firma del Vice-Sindaco Enzo Ferrandino ha concesso in comodato d'uso uno spazio all'interno del cespite di proprietà del comune in via Salita San Pietro, già adibito a circolo anziani. Lo statuto dell'associazione prevede quale scopo la promozione della salute e della riabilitazione sociale dei diabetici attraverso la tutela e la difesa degli interessi morali, sanitari e sociali delle persone affette da diabete e mellito, erogando attività e servizi gratuiti senza scopo di lucro esclusivamente per una azione di solidarietà. L'associazione da diversi anni si è attivata sul territorio isolano organizzando giornate di prevenzione con controlli gratuiti nelle piazze di Ischia e con il supporto dell'amministrazione intende adoperarsi per dare un contributo più capillare alla collettività, munendosi di una sede presso la quale prestare la sua opera di prevenzione e di informazione. L'amministrazione di Ischia ha già adibito a Circolo Anziani un cespite sito in via Salita San Pietro, di proprietà del Comune. Nell'ambito del quale è possibile, senza costi aggiuntivi per l'amministrazione, trovare una sistemazione per i medici volontari dell'Associazione, che a tal proposito svolgerebbero la loro opera in favore degli anziani che abitualmente frequentano il Circolo, oltre che dell'intera collettività. L'iniziativa dell'Associazione nazionale dei diabetici, è scritto nel decreto, è meritevole di attenzione da parte dell'amministrazione di Ischia in considerazione del fatto che la Regione Campania registra il più alto numero di diabetici, senza considerare l'alta percentuale stimata di coloro che non sono a conoscenza di essere affetti da tale patologia e che a tal proposito l'impegno dell'Associazione messo a servizio della collettività possa risultare un utile mezzo di informazione e prevenzione. Il decreto di concessione incomodato d'uso del vice sindaco di Ischia demanda poi al responsabile dell'ufficio patrimonio la formalizzazione della sistemazione a titolo gratuito dell'associazione diabetici all'interno della struttura nel centro di Ischia. Molto soddisfatto il presidente della sezione isolana dell'associazione diabetici Alfonso Filisdeo. In questa sede ci saranno dottori, uno psicologo e una nutrizionista per aiutare chi già soffre della malattia e anche per dare consigli su come prevenire il diabete. Ascoltiamo Filisdeo. Con il presidente dell'Associazione Diabetici Italiana Sezione Dischia, Alfonso Filisteo, parliamo di diabete, ma parliamo anche di un'importante novità sul territorio. E il signor Filisteo voleva ringraziare il Comune di Schia. Perché? Certamente eh, desidero ringraziare. Eh, mio personale, il mio ringraziamento personale è quello della delegazione Isola d'Ischia di cui sono il presidente eh, volevo ringraziare il comune, quindi per il comune, il sindaco e il vice sindaco che si sono eh, sensibilizzati a questo problema eh, poiché la regione Campania purtroppo è quella che si trova eh, in modo drammatico e tragico in questi ultimi tempi per cui eh, la, per la malattia del diabete è sono necessari dei soggetti, dei dottori, eh, tra cui la podologa, eh, la dietista e lo psicologo. E, e poiché abbiamo nella delegazione questi soggetti non avevamo una struttura per cui il Comune ci è venuto incontro. Dopo che ho fatto una richiesta a gennaio, ci è venuto incontro e ci ha dato in affidamento gratuito. Verso Salita San Pietro ho un, uno o due stanze ancora da vedere, per cui poi ci saranno anche dei programmi e degli orari che io divulgerò e informerò tutta la popolazione, perché questa struttura eh, agirà per tutta l'isola d'Ischia, attenzione, non solamente per i cittadini ischitani. Anche la Federalberg Campana appoggia il documento siglato oggi con le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto un avviso comune per richiedere al governo di destinare maggiore attenzione e risorse alle realtà stagionali del turismo. Le richieste riguardano la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro stagionale e la revisione della NASPI, che nella sua attuale formulazione comporta una drastica riduzione della copertura assicurativa per i lavoratori stagionali, causando la crisi di importanti sistemi turistici territoriali. Le imprese stagionali ha commentato il presidente di Federalberg Costanzo Iaccarino, anche in qualità di vicepresidente nazionale rappresentano una realtà importante per il turismo nostrano. Auspichiamo quindi che anche la regione Campania recepisca in maniera pronta e produttiva le proposte elaborate per promuovere competitività e capacità di creare occupazione. Nursery per Colombi a Levi SPA, presso la sede centrale di Ischia, in via Leonardo Mazzella. Un cucciolo di Colombo si riposa su un terrazzo in attesa di trovare il coraggio di spiccare il volo. Il personale del Levi ha chiamato le guardie dell'EMPA, che sono prontamente intervenute, rassicurando tutti: l'uccello non è in difficoltà o ferito, bisogna solo lasciarlo tranquillo. Il Tribunale per i diritti del malato a Procida è in prima linea per evitare la chiusura del pronto soccorso. Procida è una zona altamente disagiata dal punto di vista sanitario, non capisco perché siamo stati trattati in maniera diversa rispetto alle altre isole, lo sottolinea Agnello Scotto di Santalo che è il rappresentante del Tribunale per i diritti del malato. Le specialistiche attualmente esistenti non devono essere assolutamente tolte, il nuovo piano ospedaliero regionale deve comprendere per Procida l'assistenza dell'emergenza urgenza. Finora Abbiamo sentito solo parole promesse da parte del Governatore De Luca e del Commissario Polimeni, ora bisogna scrivere gli atti. Vediamo il servizio. Il piano ospedaliero che è venuto fuori, ancora prima di considerare i numeri, in alcune parti è abbastanza contraddittorio, perché tra l'altro definisce bene quali devono essere le zone disagiate, quali sono i parametri che ci guidano nella definizione di queste zone disagiate, eccetera, eccetera per cui eh, Procida si ritrova di fatti pienamente nell'individuazione fatta dallo stesso piano, quindi lo stesso piano va a rilevare che Procida è una zona altamente disagiata, a pari di rischi, a pari di capri, a pari di ehm, rocca e di agropoli, diciamo, sono cinque le zone eh, viste da questo piano ospedaliero. Infatti però poi la soluzione che dà è contraddittoria perché mentre per quattro zone su cinque individuate dà la soluzione di pronto soccorso, quindi assicura l'emergenza urgenza, quanto arriva a procedere non parla più di emergenza urgenza e la dobbiamo dire questa cosa perché pur entrando nel capitolo relativo all'emergenza urgenza si... Si fa un una, si segue una strada diversa, no, realtà. no, si, si, non so se è fatto apposta oppure no, ma si eh, nasconde dietro a lezioni che non c'entrano niente con l'emergenza urgenza. Procida e per Procida quindi si parla di un pronto intervento. Che questa è la lezione che viene data. Con l'ospedale di comunità. Con l'ospedale di comunità. L'ospedale allora, di comunità non è Emergenza-urgenza, quindi non c'entra niente nel capitolo dell'emergenza-urgenza. Come Vrocitano abbiamo sempre combattuto, combattuto per l'emergenza-urgenza, quindi, se parliamo di emergenza-urgenza, dobbiamo parlare di questo: che cosa significa? Che le quattro specialisti che attualmente sono previste non si devono assolutamente togliere. Io sono convinto che comunque. Eh, ci, sarà data, eh, eh, ci saranno date queste quattro specialistiche da noi richieste. Il, il problema è quello di formalizzare questa nostra richiesta e quindi di farcela riportare sul piano ospedaliero. Siamo allo sport, la palla nuoto, le stelle della Serie A ritornano sull'isola grazie all'evento Beach Water Polo Stars, organizzato dall'Ischia Marine Club quest'anno alla sua seconda edizione. Canottieri Napoli, Circolo Nautico Posillipo, Acqua Chiara e altri giocatori professionisti che giocheranno in nome dell'Ischia Marine Club si sfideranno in un quadrangolare. Sabato pomeriggio si disputerà la prima fase in cui le squadre si affronteranno in gare di andata e ritorno nel classico girone all'italiana. Domenica a partire dalle 12 si chiuderà con semifinali e finali. Ad ospitare il prestigioso evento sarà il comune di Lacquameno, da gioco è stato infatti allestito ai piedi del fungo. Ci presenta il tutto Francesco Sirabella, dirigente dell'Ischia Marine Club. Vediamo il servizio. Siamo con Francesco Sirabella, dirigente dell'Ischia Marine Club. Partiamo subito col dire che la piscina è stata chiusa durante l'inverno: il mare non si può chiudere, quindi l'Ischia Marine Club ritorna con i suoi eventi estivi. beh Sì, sicuramente, anche se la piscina quest'anno è stata chiusa. E ha costretto l'Ischia Marin per l'ennesima volta a fare un po' l'Araba Fenice, a risorgere e a reinventarsi di volta in volta. Il mare invece è sempre qui. e Grazie al cielo noi abbiamo la fortuna di abitare in un posto magnifico che ci offre tantissimi bellissimi scorci e dove si può nuotare e si può giocare a pallanuoto benissimo. L'evento che dobbiamo presentare è credo quello più importante nel vostro programma, comunque ampio, perché verranno dei giocatori di Serie A. Ma la novità più importante, i giocatori di Serie A hanno esordito qui a Dischia Già l'anno scorso. La novità riguarda la location, e già alle nostre spalle lo si può vedere. Siamo all'H o e non più a Schiavont. Sì, quest'anno siamo all'Haccameno. già l'anno scorso abbiamo fatto un po' delle piccole prove a settembre montando il campo qui ai piedi eh, del Fungo, location splendida, eh, al pari sicuramente della baia di, di Carta Romana e, de, e del Castello Aragonese. L'anno scorso l'amministrazione comunale ci ha dato la sua disponibilità, ci ha detto che era interessata a, diciamo, a far parte un pochettino del, del nostro tour sportivo e quest'anno infatti la cosa si è concretizzata ci hanno dato il permesso di stare qui, è una location, ripeto, splendida che ospiterà il l'Ischia Water Polo Star, che è il primo appuntamento, quello un po' più importante, che vedrà impegnate eh, tre squadre di Serie A e una squadra che, diciamo così, per simpatia prende il nome di Ischia Marine Club, ma è che è comunque composta da vari giocatori di Serie A della massima serie, quindi sono l'Ischia Marine Club, il Posillipo, la Canottieri e l'Acqua Chiara. Ci sarà la fase a girone, diciamo, eliminar girone all'italiana di sabato che comincerà alle ore 16, proprio qui alle nostre spalle, e si proseguirà poi con le finali che assegneranno il primo, il secondo e il terzo posto domenica alle 14 e quindi questi si svolgeranno l'11 e il 12, cioè proprio questo fine settimana. Poi si continuerà con un torneo amatoriale che è aperto a tutti e per il quale abbiamo già ricevuto molte richieste anche da squadre di Venezia, Bergamo, Brescia che verranno qui, quindi anche promozione del territorio isolano, il 9 e il 10 luglio. Prima di questo però ci sarà un torneo dedicato ai più giovani il 19 di questo mese, cioè di giugno, sempre qui e poi si chiuderà con la consueta gara di mezzo fondo di nuoto che si terrà invece a Ca miciola il 28 di agosto. L'impegno dell'Ischia Marine Club, la volontà dell'Ischia Marine Club è attraverso queste manifestazioni far avvicinare sempre più giovani, sempre più ragazzi isolani allo splendido sport, a questo splendido sport che è la palla a nuoto e che è anche il nuoto, quindi tutto questo serve solo ed esclusivamente a fare promozione di questo sport, non ha altra finalità. Entusiasta il sindaco di L'Acquamino Giacomo Pascale che ha voluto fortemente ospitare l'Ischia Marine Club nello specchio d'acqua ai piedi del fungo per l'intera prossima estate. Si tratta di un evento importante organizzato da una società seria, ha dichiarato il sindaco, e il fatto che ci siano arbitri e giocatori professionisti dimostra che si tratta di una manifestazione di qualità. Quando i giovani lavorano bene siamo ben lieti di essere al loro fianco. Ascoltiamo. Siamo con il Sindaco di Laccameno, Pascale Sindaco. Allora partiamo subito col dire che il suo comune entra nel vivo dell'estate anche con lo sport. Siete riusciti a portare gli schiamare in club qui sotto al fungo? Noi siamo stati sempre sensibili a quelle che sono le richieste, soprattutto dei giovani, dell'associazionismo dei giovani che operano in vari settori dalla Pro Loco alle associazioni diverse che ci, che ci sottopongono delle iniziative interessanti, eh, grandi e piccole che sia, troveranno sempre il patrocinio e la collaborazione dell'amministrazione comunale. Per quanto riguarda questa manifestazione, come detto, siamo ai piedi del fungo, è uno sport magari che non si conosce ancora tantissimo, però di gente qui alla sul corso ne passa tantissimo. La speranza è che possano avvicinarsi e anche magari incuriosirsi a questa disciplina. Sì, vabbè, la location è perfetta, insomma la cartolina di Lacquamino, quindi mi sembra in questo senso ideale. La, la, la qualità della manifestazione non si discute attesa quelli che sono i protagonisti e i titoli che vantano in carriera, persino gli arbitri sono professionisti. Chiaramente non solo pensiamo di fare eh, diciamo, utile eh, promozione, e intrattenimento per i turisti che già hanno scelto l'acquamino, ma l'auspicio è che anche tanti giovani di Lacquamino possano appassionarsi a una disciplina sportiva e tante volte seguendo lo sport ci siamo. Allontana da altre cattive abitudini. Sindaco, una curiosità: so che avete voluto fortemente diciamo, questo accordo, al di là di questo evento ci saranno anche altri appuntamenti qui eh, alla Cameno con Marin Club. Allora la mia domanda è questa: che cosa vi ha spinto eh, diciamo, a richiedere fortemente la presenza di questa società? ma noi abbiamo già un'esperienza felice dall'anno scorso, questo è il secondo anno e sulla scorta dell'esperienza felice dell'anno scorso siamo stati lieti di ospitarli anche quest'anno, perché sono persone serie che lavorano diciamo in un certo modo, che sanno organizzare bene gli eventi e chiaramente l'evento deve essere una manifestazione che deve dare e soddisfazione agli organizzatori ma soprattutto deve dare anche l'ustro al paese, quindi le cose e le organizzazioni qualunque se siano nel campo sportivo come possono essere anche culturale o sociale devono essere manifestazioni di livello degno di un comune come l'Acquameno che ha una vocazione turistica di altissimo livello. E chiudiamo come sempre con uno sguardo al meteo. Col cielo che sarà poco nuvoloso o sereno, ma durante il pomeriggio potranno arrivare densamente nuvolosi. Temperature stazionarie, venti moderati di direzione variabile, con rinforzi durante il pomeriggio e mare mosso. Grazie per averci seguito. Vi lascio quindi all'appuntamento con lo speciale L'Isola 7 con il sindaco di Serra La Fontana. E per le informazioni l'appuntamento è come sempre alle 14. Arrivederci.